E buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad Euro Calcissimo Shorts. Che cos'è questa roba qui? Intanto è un ambiente un po' strano perché qui siamo ne, ne, nella regione delle dirette verticali che compare nella. Parte degli shorts del canale YouTube Fulvio Collovati Official, chi sono io? Sono una faccia nuova, oddio un po' vecchiota, ma eh, sono Francesco Facchini, sono un giornalista che ha alle spalle 25 anni di giornalismo sportivo e alle spalle una lunga collaborazione anche con la produzione del mitico Fulvio Collovati. Ed è tornato nel mondo della produzione televisiva calcistica un pochino come uno che arrivava da Marte. Vabbè, comunque sono qui, sono il responsabile del canale YouTube Fulvio Colovati Official, ma non sono solo perché oggi parliamo di Nazionale, la Nazionale che giovedì. Nella tarda serata italiana ha ah, vinto 2-1 contro il Venezuela con due gol di Reteghi con Gabriele Caltella, che eh, saluto e che metto subito in doppia inquadratura. Pensa tu, Gabriele, prima di tutto, come ti trovi qui dentro che siamo un po' stretti, insomma, eh, come dire. Bene, bene. Intanto, buongiorno a tutti. Ciao Francesco. Ciao a tutti quelli che ci seguono e anche a quelli che non ci seguono che dovrebbero seguirci. No, vabbè, lo spazio è sufficiente, dai, siamo un po' schiacciati, ma si sta bene. Allora, eh, buongiorno a te. Eh, di cosa facciamo oggi? Facciamo una puntata alfa, neanche beta, un numero zero di Euro calcissimo show. un episodio pilota come delle, sì. de, de, quelli delle serie TV. <ride> Un pilota un pilota facciamo un pilota eh, cercando di avvicinarsi eh, eh, verso euro 2024 e naturalmente parliamo di nazionale italiana eh, con Gabriele Cantella, fine dicitore delle cose di una squadra bianca e nera che a me non sta molto simpatica, però forse neanche a lui in questo periodo. Allora Gabriele, prima di tutto eh, cerchiamo di capire eh, come dire che mh, elementi positivi eh, ha dato eh, la eh, prestazione dell'Italia di Spandetti a Fort Lauderdale. Ma eh, si tratta di vedere il bicchiere mezzo pieno, e, e, e non è facile. Gli elementi positivi sono due, fondamentalmente. Ma vabbè, non è che ci, vo ci volesse particolare intelligenza o acume per notarli, Reteghi, che ha segnato una doppietta e ha permesso, poi, eh, in fin dei conti, all'Italia di vincere e Donna Rumma, che para un rigore dopo due minuti. Quindi salvando il risultato in quel momento è anche lui contribuendo in maniera determinante al, alla vittoria di misura. E tutto il resto eh, è noia, nel senso che c'è poco da salvare, pochissimo. E, e sono abbastanza preoccupato in ottica europei perché questa, se rimane così, è una squadra che può anche uscire al primo turno, considerato anche il girone in cui si trova. Senti, a proposito di questo, eh, purtroppo la partita di giovedì ha consegnato anche alcune orrende eh, situazioni. Eh, vale a dire, visto così, il povero Buongiorno del Torino entra e la prima che, cosa che fa è regalare un rigore all'onesto esatto. e dopo lavoristico Venezuela. Eh, Al centrocampo c'è un signore che si chiama Locatelli che dovrebbe fare il regista. Eh, ma credo che indovini qualcosa come un passaggio su 5-6 eh, davanti c'è chiesa che non sa dove stare e bonaventura che si trova mal partito perché non sapendo chiesa dove deve stare non sa dove stare neanche lui eh, come dire purtroppo sono tantissime le cose che non vanno mi pare Gabriele Assolutamente, Fra, eh, c'è stata un po' di confusione tattica. Eh, ma al di là della confusione tattica, mh, si è notato quello che si nota abitualmente anche nella Juventus, e sto parlando di Locatelli e Chiesa, che tu hai citato. Eh, un dato su Locatelli, eh, al di là del numero di passaggi sbagliati, eh, che sono sempre di più di quelli indovinati, ammesso che ne riesca a indovinare qualcuno. È significativo il fatto che quando è entrato Giorgigno ha fatto sensibilmente meglio di Locatelli. E, e, e io sono uno che eh, Giorginio, dopo i due rigori sbagliati con la Svizzera, che ci, ci sono costati l'esclusione dal mondiale. Eh, non lo avrebbe voluto più vedere in nazionale perché consideravo il suo ciclo ampiamente chiuso. Ma che te devo dire? Eh, se, se poi deve giocare Locatelli al posto di Giorgigno, forse è meglio riesumare Giorgigno, tirarlo fuori dalla Naftalina. E, e, e chiesa, chiesa è spaesato, chiesa è smarrito, chiesa non si capisce più che fine abbia fatto, cioè quello vero. Questo è un clone, è il fratello scarso. È un simulacro vuoto, insomma, chiamiamolo come vogliamo. Questo non è il Chiesa che conoscevamo. Allora, per quanto eh, riguarda invece l'attacco, arriva una buona notizia da Reteghi. E, e anzi, già che ci sono, dico anche a chi segue questa diretta verticale. Questa diretta che è nella parte degli shorts, eh, almeno nella sua live emission, eh, e quindi del canale Fulvio Collovati Official, eccolo qua. Mm, come dire, l'indirizzo, in iscrivetevi, mettete la campanella su tutte, fate tutte le cose che dovete fare per eh, abbonarvi a questo canale e alle sue trasmissioni. Ah, eh, dico un paio di cose: dico un paio di cose. Eh, la prima è che si è parlato, Gabriele, di calcio relazionale. Ma va dopo beh, la costruzione va, va. dal basso, abbiamo il calcio relazionale eh, Esatto, eh, ci, ci mancava di la, la seconda la dico a chi sta seguendo questa diretta. È di mettere comunque dei commenti e eh, delle domande, delle osservazioni, delle idee. Eh, su questa nazionale, del, anche degli strali, magari senza usare le parolacce nel feed di questa diretta, nei commenti a questa diretta e poi vi daremo le nostre risposte anche per iscritto, insomma vi scriveremo le nostre risposte. Allora, prima di tutto, se è parlato Gabriele di calcio relazionale, che cos'è sta roba? Se possiamo cercare di capire prima di tutto che cos'è e se è utile alla nazionale italiana. Io ancora non l'ho capito, sto cercando di, di, di darmi una spiegazione. A me non piacciono le etichette, non mi sono mai piaciute, ma non soltanto eh, riguardo al calcio nella vita. Eh, quindi se è calcio relazionale, calcio posizionale, calcio situazionale, me ne frega il giusto, cioè un cavolo. Eh, io voglio vedere una squadra che abbia un'identità. Che abbia un, uno spartito chiaro da seguire perché prima quando parlavamo di confusione tattica e quindi di Buonaventura che non capiva dove doveva stare Chiesa Chiesa che non capiva dove, stare, dove doveva stare Buonaventura parlavamo proprio di questo quindi calcio relazionale situazionale posizionale costruzione dal basso tutte cazzate cerchiamo di giocare al calcio come si faceva una volta anche perché una delle cose più odiose di questo tipo di calcio che vuole togliere i ruoli, mettere i compiti, fare e disfare. Praticamente è allora prima di tutto, nessuno capisce dove deve stare. E seconda cosa è diventato uno sport orizzontale. Cioè, voglio dire, il lo sport di locate è orizzontale per antonomasia. Se quello che verticalizza mai fa il passaggetto a due metri al lato o se non lo fa, addirittura indietro. <ride> cioè, mi viene eh. da ridere perché uh, io uh, ho fatto 25 anni di giornalismo, come dire, guardando dal Milan di cappello eh, e nuove di locatelli. Alla fine, alla fine di, 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 del Milan dell'Inter di Mancini, sono 2015-2016: la caduta là. degli day. Ritrovarmi e parlare di costruzioni dal basso e eh, di, di calcio esatto. relazionale eh, mi sembra un po' strano. Insomma, spero esatto. anche che chi ci sta seguendo mi, ci dica la sua nei commenti perché c'è un grandissimo smarrimento. Però, eh, sì. se ho capito bene che cos'è il calcio relazionale, eh, posso. Provarla, spiegamelo ti prego no posso provare a spiegarlo cioè il, la questione è eh, tutto sommato semplice ma di difficile esecuzione non ci sono ruoli stabiliti se, quando allora, diciamo che il calcio si divide in due fasi eh, una fase in cui la palla ce l'ha eh, la tua squadra una, una fase in cui la palla ce l'hanno gli altri in quella fase, che è la fase principale del calcio che ricordiamolo è un gioco difensivo, non è un gioco offensivo, eh, come si vuol far eh, credere, in quella fase non esistono ruoli, ma esiste un gruppo di giocatori che sta dalla parte della palla che deve andare addosso alla palla, ok? Per cercare di recuperarla o di soffocare qualsiasi passaggio mm -hmm. possibile. Dopodiché quando invece la tua squadra c'ha la palla, de deve eh, svilupparsi soprattutto con triangolazioni alle quali partecipano un po' tutti. Devo dire la verità che pensare un Locatelli, un Buongiorno, un Di Lorenzo, forse Di Lorenzo no, perché tatticamente è abbastanza intelligente, Insomma, pensare questa generazione di calciatori intenti a cambiare il modo con cui hanno giocato a calcio negli ultimi 15 anni mi sembra un po' strano, eh, però tant'è forse, l'unica cosa buona che ha questa confusione dei ruoli, questa fluidità, è che sostanzialmente si, eh, si crea una sorta di velo sulla Inadeguatezza tecnico-tattica di questa nazionale, cioè come dire, facciamo la bizona come Lino Banfi, no? cioè, tutti ecco vanno appunto, dappertutto. Ecco appunto a me questo calcio relazionale mi sa tanto di 5-5-5, o di modulo a farfalla, appunto, tanto cari al, al mitico Ronzo Canà. E, 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 quindi mi, mi sa di eh, pozioni da druido. Non c'è mica bisogno di inventarsi chissà che cosa per far giocare una squadra bene al calcio. Basta giocare a calcio e questo è il punto. Però tu come puoi giocare bene? Puoi giocare bene se hai degli interpreti che sanno trattare il pallone, ma anche mettendoci qualcosa del tuo. Il discorso che faccio sempre mh, riguardo alla Juve. Per Allegri, eh, Allegri ha una rosa effettivamente non eccelsa, ma nemmeno da stare a 27 punti dal, da, dalla prima in classifica perché? perché dovrebbe sopperire lui alle lacune della rosa mettendoci qualcosa di suo, visto che tra l'altro è l'allenatore più pagato della Serie A e per questo era stato richiamato. Ora la stessa cosa vale per Spalletti se il materiale umano. O disumano a disposizione è, è quello, è lui che deve sopperire in qualche modo, è lui che deve fare la differenza. Eh, ma ha scelto proprio questo calcio relazionale, perché era riuscito, era riuscito a interpretarlo nel Napoli abbastanza bene. Le, eh, ricordiamo che questo calcio relazionale è una roba stramba che arriva dalla Fluminese di Diniz eh, che ha cercato di andare a vincere il Mondiale per club l'ultimo mondiale per club venendo come dire bastonata credo dal Manchester City se eh, non appunto, mi ricordo male eh, cercando di sopperire alla mancanza tecnica della sua squadra con appunto i compiti che sono quelli di andare ad aggredire l'avversario che ha la palla senza farlo respirare Gabriele però adesso ti faccio male eh, ti faccio proprio male perché ti faccio vedere oh, eh, te lo faccio vedere sì. anche a chi ci segue un bellissimo pezzo, lungo pezzo di The Atletic che è la eh, testata di sport eh, del New York Times che parla della Juventus Next Gen, no, allora la tua squadra a cui tu vuoi davvero tanto bene? Viene come dire, dipinta come capace in questo lunghissimo pezzo. I pezzi di Athletic sono veramente molto ben fatti e anche molto, molto ben curati. Eh, in questo lunghissimo pezzo viene come dire, dipinta come una squadra che sa eh, creare, eh, diciamo, i presupposti per Fabbricare i campioni di nuova generazione c'è. Anche e non è dichiarazione... vero e non e è, è vero, è, 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 non è, vero. Fatti, è una grande, è una grandissima menzogna, anche fatti. perché i casi fra nella storia della Juve di calciatori fatti in casa non sono poi tantissimi, e quando è successo, eh, è successo in contesti in cui questi ragazzi potevano esplodere, potevano fare la differenza perché avevano intorno. Dei campioni. Mm. E, esatto. de, si, parla, si parla sempre di Marchisio, ma Marchisio all'inizio fece fatica pure lui e sembrava una pippa perché Marchisio è stato inserito, buttato nella mischia nella Juve di del Neri. Poi, quando è arrivato Conte, si è visto il vero Marchisio perché Conte mettendolo in un contesto di squadra circondato da, da gente come Pirlo. Eh, come eh, Vidal e, e altri campioni, poi Pogba che, che arrivò eh, l'anno dopo, eh, anzi, sì, sì, l'anno dopo, dopo il primo di Conte. E, e allora Marchisio venne fuori. Ma De Ceglie scarso era e scarso è rimasto. Che venne, che venne fuori da quel settore giovanile assieme a Giovinco e a Marchisio. Giovinco l'abbiamo visto, eh sì. L'esempio allora, è, è proprio sbagliato, Miretti, Miretti è scarso. Quindi tu puoi anche volerli creare i giovani in casa, ma non è detto che tu ne abbia l'effettiva facoltà e l'effettiva possibilità. Cioè, io ho sentito, cioè ho letto nell'articolo di The Athletic un paragone con la masia del pass ma quelli che vengono fuori dalla masia del Barça sono già ah, pronti comandante. come lo erano Sciavi, Iniesta, eh, Puyol come lo, lo sono stati Gavi e Pedri adesso come lo è la mini Amal adesso Guiu eh, e il paragone non, non, non si può proprio fare eh, beh, devono aver avuto buoni uffici alla redazione di The Athletic un Allegri che in quel pezzo dice anche la questione dei nove scudetti consecutivi è assolutamente irripetibile e se vogliamo affrontare il calcio del futuro dobbiamo partire da un calcio sostenibile. Eh, quindi pare che il mandato di questo signore non sia quello di far giocare a calcio i suoi adepti, ma quello di venderli al meglio. Senti, c'è un'ultima domanda, poi e ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo. E per i commenti che fanno, faranno adesso oppure quando rivedranno eh, questa diretta, che lo ricordo è negli shorts di Fulvio Colovati Official. Ma eh, ha anche una caratteristica che dopo, alla fine, diventerà una diretta normale, come quelle che facciamo di solito con Calcissimo e con Alta Quota e con Marica Risponde e tutte le nostre altre eh, trasmissioni Calcissimo After. Allora, per questo Euro Calcissimo Shorts. Eh, Diciamo, non so dove metti l'Italia come graduatoria delle possibili vincitrici di Euro 2024, eh, ma se dovessi spendere un nome di una nazionale che ti, ti, eh, ti ispira particolarmente per questa carmessa europea e se dovessi dire un calciatore eh, che illuminerà questo Euro 2024, così cosa ti fuori dal mazzo, Gabriele? Ma allora Fra, eh, è una bella domanda perché la, la Francia resta probabilmente ancora la più forte, la più competitiva, lo è già a livello mondiale, lo abbiamo visto, quindi figurati a livello europeo, eh, dove non ci sono il Brasile, dove non ci sono l'Argentina, eccetera, eccetera. Eh, però io eh, mi aspetto molto dalla nuova Germania di Nagelsmann. Perché la Germania non fa schifo a lungo normalmente lo, lo, dimostra, lo dimostra la storia: cioè può avere due o tre competizioni in cui fa schifo e poi risorge dal cioè gioco tempi. del calcio è quel gioco che giocano 22 in mutanda esattamente, poi alla, fine, vedete, vince poi la la alla fine vincono i tedeschi. Esattamente come diceva Lineker, e, e credo che avesse ragione. E se ti devo dire un giocatore, ti dico un giocatore della Germania, Giamal Musiala, che tra l'altro è appena diventato il nuovo numero 10 della Germania. E io mi aspetto tanto da lui, e ti dico la Germania mi, mi, mi stuzzica, mi intriga molto. Ma la Spagna farà giocare i suoi ragazzini? Secondo te, sì, è probabile. Io credo che, appunto, lo stesso eh, la mini Amal possa essere un protagonista di questo, di questo europeo. Mm. L'Italia, in che posto la metto, mi, mi chiedevi in una eventuale una, diciamo. Eh, possibile graduatoria e eh, ti, ti dico che non, non lo so, poi può succedere di tutto l'abbiamo visto anche nel 2021 l'Italia non, non era sicuramente la favorita eppure poi ha vinto però sono di quelle cose che capitano insomma una volta ogni tot anni e si era creata particolare agli e, per e, gli italiani e, capitano una volta ogni 50 anni esatto aspettiamo esatto, un e, po' e per, ti dico se riusciamo a passare il girone sarà già tanta roba e, e poi da lì a seconda anche dei insomma del, degli intrecci degli accoppiamenti eh, bisognerà vivere alla giornata però però io ti dico Germania come anche possibile sorpresa nonostante insomma la, la Germania eh, di solito sia tra le favorite non sia tra le sorprese la Francia e eh, e io l'Inghilterra la metto sempre nel novero no? perché con Southgate l'Inghilterra ha fatto un processo di crescita che io, per esempio, non mi sarei aspettato perché quanti Ct ha cambiato l'Inghilterra senza riuscire a cavare fuori un ragno dal buco e Southgate ha lavorato bene e c'è stata una crescita l'Inghilterra ha sempre fatto bene nelle competizioni internazionali negli ultimi anni e, appunto la finale l'ha fatta, fatta con l'Italia nel, nel 2021 l'ha persa ai rigori anche al mondiale tutto sommato ci si aspettava di più ma non ha, ma non ha poi fatto così male eh, insomma io credo che queste tre possano essere le le, le, quelle che insomma si contenderanno il, il titolo, magari aggiungendoci anche la Spagna, che però non vedo tra le favorite. Proprio allora, perché è giovane ed è, ed è forse ancora un pelo troppo giovane: sì, sì, sì. No, hanno una nuova generazione di, di campioncini che potrebbe aprire un ciclo, ma non, non adesso, non in questo momento. Esatto. Cioè è troppo, un po' troppo presto. Sono esatto, troppo cioè, Sicuramente lo apriranno, ma è troppo presto. Allora diamo i saluti, Gabriele è stato un piacere, buon fine settimana, è sabato mattina per cui insomma fine settimana è ancora eh, di là dall'essere disegnato e come dire, non ti preoccupare che prima o poi Allegri se ne va. Eh, che il, il problema è quando, capire quando. <ride> il problema è quando. Comunque bene. buon weekend anche a te Fra, è stato un piacere come sempre, un saluto e buon weekend a tutti quelli che ci hanno seguito. Questo era Calcissimo Short in versione Euro 2024, una puntata zero, una puntata pilota che ha ospitato Gabriele Cantella della redazione delle nostre produzioni. Io sono Francesco Facchini, è stato un piacere stare in compagnia di tutti quelli che hanno seguito o seguiranno questa, eh, questa diretta e cominciamo le dirette verticali nella zona degli come vediamo come va Buona giornata